Buonasera, buon pomeriggio, buongiorno e benvenuti a tutti e a tutte e benvenuti in questo nuovo episodio dei ricordi del passato. Oggi, dopo aver portato tre episodi, mi pare, con gli ospiti, oggi volevo riportare i ricordi del passato e oggi, in questo giorno, porterò l'ottavo episodio. Perché ho deciso di riprendere con i ricordi del passato? Perché oggi è una data molto importante, perché a Roma nacque un poeta, e non solo, molto famoso e importante. Voi penserete fosse un poeta italiano, perché è nato a Roma, ma in realtà sì, è nato nella capitale attuale dell'Italia, ma non è italiano, anzi, è francese. E parliamo di Guillaume Apollinaire. Poeta francese, ma anche scrittore, critico d'arte, drammaturgo, e Guillaume Apollinaire è molto legato, sappiamo, soprattutto nel periodo storico in cui vive, nel simbolismo francese. E conobbe Ungaretti nel 1918, che gli venne a comunicargli anche la vittoria dell'intesa, della triplice intesa, che fu un sistema di accordi tra il Regno Unito, la Francia e la Russia nel 1907, e fu un poeta molto importante. Si studia spesso a scuola, si cita almeno di sicuro, penso, in tutte un po' le scuole. Guillaume Apollinaire in realtà era un pseudonimo, perché lui si chiamava Guglielmo Alberto Vladimiro Alessandro Apollinaire de Kostrovsky, de Kostrovitsky, scusate per gli errori. Era un figlio naturale di un'antica famiglia di origine svizzera e di una nobildonna di origine polacca. Però, nonostante questo, ebbe comunque i nomi, almeno i primi quattro nomi, italiani. Poi lui divenne francese perché poi si trasferì giovanissimo con la madre, prima a Monaco, poi a Cannes e poi a Nizza. E cosa leggiamo oggi di Guillaume Apollinaire? Oggi leggiamo la poesia che si intitola Le nostre stelle, una poesia che può già far immaginare come ci sia un collegamento fra la poetica del poeta e le stelle, quello che sta sopra di noi. Non è la luna stavolta, ma bensì appunto le stelle. Ora ve la leggo e poi la commentiamo insieme, senza perdere troppo tempo, insieme. La tromba suona e risuona, suona. Si spengono i fuochi. Il mio povero cuore ti dono per uno sguardo dei tuoi begli occhi, un solo moto della tua persona. Sono le 10, tutto è spento. Ascolto russare la caserma. Viene dal nord il vento. La luna mi fa da lanterna. Grida un cane alla morte il suo lamento. La notte si consuma, lenta, lenta. Rintoccano le ore lentamente. Tu che fai, o mia bella indolente, mentre vegliando il tuo amante ti sospira lontana e si tormenta? E io cerco nel cielo stellato dove sono le stelle gemelle, mio destino che al tuo è legato, ma dove sono le nostre stelle? O cielo, campo di grano incantato. La notte si consuma dolcemente, sereno al fine m'addormento. I tuoi occhi che vegliano il tuo amante, non sono forse, mia bella indocile, le nostre stelle del firmamento? Questa era la poesia di Guillaume Apollinaire e possiamo cogliere appunto questo simbolismo, questo movimento che ha fatto di sé, oppure Apollinaire ha fatto di sé quel movimento lì, quel simbolismo francese. Una poesia che porta un po' i brividi al sottoscritto, che dà quella riflessione che può sembrare leggera, perché comunque descrive nelle prime due strofe, ma poi tocca di più, tocca in maniera più profonda il nostro animo, la nostra coscienza, la nostra visione, la nostra ragione, la nostra riflessione. La tromba suona e risuona, suona, si spengono i fuochi, come questo suono si fa incessante, pesante e poi tutto a un tratto, con uno schiocco di dita, si spengono i fuochi. Silenzio. La tromba non suona più, non risuona più e
e i fuochi non si accendono più. Guillaume Apollinaire dice poi che il suo povero cuore dona a questa persona, solo per uno sguardo, solo per un solo movimento, solo per un movimento, per un unico movimento di quello sguardo dei suoi bei occhi, di questa persona. Lo sguardo porta ad Apollinaire a donare non qualcosina, ma tutto il suo cuore. Però povero, attenzione, non esprime il suo cuore come qualcosa di ricco, di importante, che rappresenta una ricchezza all'interno, ma forse una modestia leggera, dove fa notare come in realtà il suo cuore rappresenta la povertà. Sono le 10 di sera, e tutto è spento, tutto è spento. Ascolto russare la caserma, qui abbiamo una personificazione, la caserma di solito non russa, siamo noi esseri umani, o gli animali, ma insomma la caserma non può russare. Viene dal nord il vento. Identifica da dove viene questo vento, questa aria, e la coglie e la scrive, la descrive, poi dicendo che anche la luna mi fa da lanterna, un po' come se fosse un faro anche la luna, come se fosse il suo punto di orientamento fisso, stabile. E poi ascolta questo cane che fino alla morte grida il suo lamento, grida alla morte il suo lamento, che anche lì il lamento è un po' una personificazione, ma nemmeno troppo, perché anche i cani possono lamentarsi, anche loro hanno i loro lamenti, ecco, lamentarsi no, perché non parlano e non criticano, insomma, con la loro voce, con le loro corde vocali. Poi coglie ancora degli aspetti descrittivi, che la notte si consuma lenta, lenta, e questo due volte lenta fa capire che è molto lenta, più del solito. Non è lenta che va a una certa velocità, ma ancora più lenta del solito. E poi lo ribadisce perché rintoccano le ore, ma con che avverbio? Lentamente. Tu che fai, o mia bella indolente, mentre vegliando il tuo amante ti sospira lontana e si tormenta? Chiede a questa donna: cosa stai facendo? Perché il tuo amante è lì che ti sospira, ma è lontano e si tormenta, si agita. Lei evidentemente, eventualmente, non è con lui. È lontana, infatti, e lui non si dà pace. Intorno a sé o dentro di sé o tutte e due ha tormenti, è tormentato. E poi parla di nuovo di lui che cerca nel cielo stellato le stelle gemelle. Le stelle uguali, le stelle gemelle che poi rappresentano il destino del poeta e il suo di questa donna, e poi dice: dove sono le nostre stelle? Inizialmente non dice l'aggettivo possessivo tipo le mie stelle gemelle o le tue, è vago, non fa capire a chi appartengono, ma poi spiegando che il destino suo è collegato a questa donna, pensa a questa bella indolente come lui la definisce. Dice: dove sono le nostre stelle? Quindi c'è un'unione di destino, c'è un destino comune. E poi una metafora stupenda. Paragona le stelle, quello che vede nelle stelle, quello che vede nel cielo, sul cielo, quello che vede sopra di sé. Il cielo è come un campo di grano incantato. È come se quell'aspetto che tu vedi dalla terra, un campo di grano qualunque, lo puoi rivedere riflesso sopra di te, come se fosse un soffitto che incanta, che fa trovare il destino, sia suo che di questa donna. Trovano il proprio destino in un campo di grano incantato. E la notte si consuma, dopo che era lenta, lenta, e rintoccano le ore lentamente, la notte cambia, si consuma, ma dolcemente. E a volte il simbolo di dolcezza non è qualcosa di fantastico, perché non è mai lenta, nemmeno veloce, è una dolcezza. Il gesto della dolcezza, come può essere una carezza, un bacio, un abbraccio, non è mai lento. Il gesto della dolcezza che non si può esprimere davanti a una persona o con se stessi. La dolcezza non ha all'interno
una, diciamo, quantità temporale che la può misurare. La dolcezza non è mai lenta, non è mai veloce. La dolcezza è dolcezza. La dolcezza rappresenta la sua essenza, il suo attributo principale è la sua essenza. Sereno, al fine m'addormento. Sereno, infine, in conclusione, s'addormenta. Il poeta, dopo questa notte che si è consumata dolcemente, si addormenta, sereno. Finalmente, alla fine, è sereno e si addormenta così. I tuoi occhi che vedono il tuo amante, quindi quello che dice prima, che si tormenta e ti sospira lontana, come lui ha detto mentre vegliando il tuo amante, è confermato che è l'amante. Quindi può darsi che invece il legame più grande di un amante era proprio con il poeta, ma chissà. Di sicuro questa lei è una bella indolente, ma anche una bella indocile. Poi alla fine, con una domanda, con un interrogativo, non sono forse... Cioè, i tuoi occhi che vedono il tuo amante non sono forse le nostre stelle del firmamento? Cioè, non è reciproco lo scambio di sguardi, diciamo, anche se l'amante lo stanno vegliando. Non dice i tuoi occhi che vedono il tuo amante sono i tuoi occhi. Fa capire che da una parte sì, possono sembrare i suoi occhi, ma non lo riconferma. Dice che in realtà forse i tuoi occhi non sono forse le nostre stelle del firmamento, quelle stelle gemelle. Perché lui l'ha detto prima, dove sono le nostre stelle? Se l'è domandato. Le stelle gemelle, le stelle con cui il destino è legato tra due persone, del firmamento poi. Conclude con un complemento di specificazione che è del firmamento, della volta celeste. Il cielo nel suo silenzio, pure nel Medioevo si diceva così. Cioè, le nostre stelle di quel campo stellato che è diventato un campo di grano incantato. Una poesia che è leggera, ma allo stesso tempo porta una riflessione. Non è pesante, è incantevole. Scioglie in un certo senso la nostra riflessione, il nostro lato critico, ce cioè la fa ammirare per ogni pezzo, per ogni verso, per ogni verso, per ogni verbo e forse anche per ogni lettera e punteggiatura. E ricordiamo che tutto è partito da lui che dona il suo povero cuore solo per un movimento, solo per quello sguardo. Però perché dona il povero cuore? Sì, per lo sguardo, ma anche per la bellezza degli occhi che il poeta vede. Come tutto, soprattutto in questo caso si vede molto di più in maniera esplicita, tutto parte da un piccolo dettaglio che per il poeta, quel dettaglio, rappresenta la bellezza da dove partire. Spero ragazzi e ragazze vi sia piaciuto questo video dei ricordi del passato. Noi ci vedremo presto, non so con che episodio, non so in quale serie, ma spero che ci sarete e spero che vi piacerà. A presto! Ciao ciao!